E anche oggi è con noi Bruno Aragno, portavoce dei fedelissimi AC Cuneo. Ciao Bruno, ben trovato. Ciao, ciao, buongiorno. Dunque, vogliamo subito parlare del risultato dei ragazzi che, insomma, questa settimana si può essere contenti, direi. Ma diciamo tutto sommato sì, perché giocavamo con la squadra, la quinta forza del campionato, perciò era una squadra discreta, anzi è stata una partita difficilissima, combattuta, e loro sono passati in vantaggio, il Gian Erminio, parlo della squadra che giocavamo ieri, verso l'inizio del secondo tempo, poi abbiamo avuto un rigore che Dell'Agnello purtroppo si è fatto parare, poi al 90esimo, quando le speranze erano quasi tramontate, è stato un gran gol Dell'Agnello che ci ha dato un pareggio che diciamo ci dà un po' di aria in più e adesso aspettiamo in settimana ancora qualche acquisto a centrocampo che è veramente serve, ci aiuterebbe tantissimo. Quindi insomma un pareggio meritato per la AC Cuneo che invece la prossima settimana dove va a giocare? La prossima settimana sarà un partitone, perché si andrà a giocare a Pisa, c'è una squadra che ha grandissima tradizione, tantissimi tifosi, non sta andando benissimo, diciamo così, però è molto complicata. Speriamo di rosicchiare un punticino. Bene, allora l'augurio è quello di vincere una bella partita a Pisa. Io ti ringrazio per essere stato con noi anche oggi. L'appuntamento è alla prossima settimana. A presto! Grazie mille, a presto a voi.